Insomma, questa sera sto incontrando persone belle, persone che fanno musica, persone che fanno teatro, cantanti, e qua ne abbiamo una diciamo pure conosciuta nel suo genere, Marinella Rodà. Marinella, insomma, bellissima opera, far parte di questo gruppo, quanto ti appassiona? Allora, innanzitutto ti racconto come vengo a contatto con questa realtà. L'amico Demetrio Fortugno mi coinvolge in quello che è un progetto al femminile, nel senso che il copione d'Atomi era assolutamente un copione che sentivo sulla mia pelle. Mi occupo di tradizioni popolari calabresi anche attraverso la musica della donna da tanto tempo, per cui portare in scena con una commistione di suoni, di culture, la figura della donna, che è molto simile proprio nel folk di tutto il mondo, è stato per me un abbraccio che non potevo non accettare. Per cui Demetrio mi coinvolge, prendo il contatto reale con il copione, e la cosa bellissima è che porto in scena attraverso il mio canto, attraverso anche i musici, insomma, che mi accompagnano, la musica brasiliana, ma anche la musica calabrese e grecanica. Il folk del mondo, poter portare in scena un brano che ho scritto proprio per la figura della donna, quando un po' di tempo fa mi chiesero di mettere in musica qualcosa che parlasse della donna attraverso la tradizione popolare. Ahimè, nelle mie ricerche purtroppo non c'era nulla che riguardasse questa donna calabrese, insomma, del sud, se non gli stornelli d'amore, gelosia, spartenza e sdegno, ma quella era un'altra cosa. La figura della donna, ahimè, non era considerata. Per cui scrivo a piene mani un brano bellissimo che si chiama A Libertà. Stasera lo sentirete, assolutamente. E grazie ai musicisti, e ci tengo anche a menzionarli: Alessandro Calcaramo alla chitarra, Giuseppe Spanò alle percussioni, Giuseppe Manti al contrabbasso, e naturalmente Demetrio Fortugno, l'abbiamo visto, sax, clarinetto. Portiamo in scena appunto questa commissione, musica calabrese A Libertà. La musica grecanica, io mi occupo di minoranze linguistiche ormai da un po' di tempo, da quasi 20 anni, vengo da un paesino vicino Bova Marina, le minoranze linguistiche quindi che ruotano appunto in quelle che è appunto la Magna Grecia definita, Bova con Dofuri, e mi occupo di quello, per cui abbiamo messo in scena, parlando della donna, un brano tipico e per eccellenza il brano anche della tradizione popolare grecanica, che è Ela Ela Mukonda, si parla della donna, e poi naturalmente il Brasile, quindi in una commistione speciale che dà spessore al testo che Anna ha voluto fortemente portare in scena, per cui si parla di minoranze, si parla di questa forza che le donne hanno, e quindi mi sono sentita coinvolta, insomma, è inutile dirlo. Quanta energia, è bella, sentite parlare tutti voi, perché ognuno mi ha trasmesso qualcosa stasera, dalla musica, dall'Anna, questa storia bellissima. Cioè, siete veramente, ognuno dà qualcosa, e questo forse è stato l'unione di questo gruppo. Pensa anche il nome, la scelta del nome, ci tengo a precisarlo. Cala Bossa, abbiamo voluto giocare, io come ti dicevo mi occupo di minoranze, con Demetrio abbiamo pensato a Cala, in grecanico significa cose buone, ma anche Calabria. Cala Bossa, per cui speriamo di portare molta positività da Calabria, che ne ha bisogno. Sì, assolutamente. Cala, cose buone. Una come te, come Demetrio, come Anna, come tutti. Come tutti i colleghi. Mi auguro che questa sia, diciamo, proprio qualcosa che sfondi ad andare avanti nel nostro migliorare la Calabria. Noi ci teniamo a portare la Calabria sempre in modo positivo, perché noi siamo questo, la nostra storia ce lo dice, e noi stiamo semplicemente ripercorrendo un cammino che già i nostri avi avevano intrapreso. Dobbiamo avere dignità e andare avanti. Complimenti. Grazie a voi.